Sai, amico, non ho mai visto nessuno fare quello che hai fatto tu. Un uomo abile come te sarebbe di grande aiuto al popolo. Il mio scopo è uccidere Washington, il resto non mi riguarda affatto. Non sconfiggeremo mai Washington senza l'appoggio della gente di New York. E la gente cosa vuole? Muore di fame. Potremo avere il loro appoggio se li nutriremo. Ma le riserve di cibo sono in mano a John Fitzwilliams. È l'ufficiale più corrotto in questa città di avi di manigoldi. Portatelo da me e scoprirò dove nasconde il cibo. Ecco Fitzwilliams. Non esiste sanguisuga peggiore su questa sponda dell'Atlantico. Vende cibo a prezzi folli e trattiene il denaro extra per sé. Non mi importa di lui. Vogliamo solo che la gente abbia di che sfamarsi. Comunque mi porterà al suo deposito. Non ho soldi, signore, ma i miei figli hanno fame. Sparisci. Se tu fossi un vero uomo, andresti a rubare, non di pagarmi. Dolcezza, ti darò un po' di cibo se sarai carina con me. Capisci cosa voglio dire? Le tue carote sono marce, specie quella tra le gambe. Thank you.
prende una percentuale su ogni singola. Pensi di Washington. Tu? Sì, tu. Io non facevo niente. A Thomas Jefferson serve qualcuno che porti questo cibo a chi ha fame. Per venderlo? Per donarlo. Cibo gratis per i poveri. Io ci sto, amico. Chiama i tuoi amici. Porteremo via più carichi possibili. Sono là. Soldati. Laggiù! Ehi, sono nei guai! Torna qui! Là non posso passare! Colpisci quei barili! Lassù!
Non ero certo di cavarmela, ma accidenti, non mi sono mai divertito così. Thomas Jefferson, signori! Questo cibo è offerto dal signor Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Qualche carota e ha ottenuto la loro lealtà.